Sono ben 236 degli anni di storia che quest'anno abbiamo l'onore di celebrare nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Una storia che ha visto la Guardia di Finanza protagonista nella difesa del bene prezioso della legalità e dei valori importanti della nostra Costituzione. Nel tempo sono cambiati gli scenari di riferimento. Le esigenze di sicurezza hanno assunto profili inediti, ma immutati sono rimasti i nobili valori che ispirano l'agire dei finanzieri. Il corpo ha dunque una ragione in più per rivolgere oggi il suo più deferente saluto al Presidente della Repubblica e inchinarsi alla nostra gloriosa bandiera di guerra che quest'anno compie 100 anni. Non è un semplice vessillo, ma l'espressione viva di tanti valorosi uomini che hanno sacrificato le loro vite per l'affermazione e la difesa degli ideali di libertà e giustizia. Testimoni più recenti, ma non meno importanti, di questa nobile tradizione sono i militari in congedo dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, che ringrazio per la loro vicinanza. Un sincero apprezzamento rivolgo agli organi di rappresentanza militare, i cui sforzi sono costantemente protesi a sostenere migliori condizioni per il personale. È per tutte queste ragioni che vivo questo mio primo anniversario da vostro comandante con un'emozione ancora più intensa e profonda. Ritengo un privilegio e un onore condividere questa intima soddisfazione con tutti voi, uomini e donne in uniforme, veri protagonisti di questa nostra storia, oggi arricchita da esempi di generosità in scenari operativi del mare, che rendono onore a tutti gli italiani. Mi rivolgo a tutti voi, magistrali interpreti di una missione non facile, che richiede passione, forti motivazioni, tanta buona volontà e soprattutto la consapevolezza della delicatezza del ruolo svolto in questo momento. Un crocevia importante, nel quale la Guardia di Finanza è chiamata a contrastare fenomenologie criminali sempre più sofisticate e pericolose. La lotta all'evasione fiscale, agli sperperi di denaro pubblico e alla criminalità organizzata sono fronti che vedono il corpo impegnato in prima linea per assicurare il proprio contributo alla crescita del Paese. Sono priorità che trovano nel nostro patrimonio genetico di polizia economica e finanziario il necessario substrato professionale, ma che richiedono, per essere adeguatamente fronteggiate, una straordinaria sensibilità etica e culturale, qualità già presenti in ciascuno di voi, che rappresentano i pilastri immateriali attraverso i quali rafforzare lo stretto legame di fiducia con i cittadini e le imprese, per essere veri e propri promotori di legalità e, attraverso essa, di un sano sviluppo. Si tratta di obiettivi ambiziosi, per il cui raggiungimento sarà importante operare in stretto coordinamento con tutti gli altri attori istituzionali e la società civile. Un ringraziamento finale, ma non meno sentito, alle nostre famiglie, che ci supportano instancabilmente con pazienza e dedizione, infondendoci fiducia e speranza nei momenti difficili. Carissimi, a tutti voi un caloroso grazie ed un affettuoso abbraccio. Viva la Guardia di Finanza, viva l'Italia!